Allora, vediamo cosa fare oggi. E shopping sia! Yeah! Andiamo! Registriamo questo Andiamo, andiamo! Vai, via! momento! Ciao ragazze, eccoci camminando verso Chinatown e andiamo a Covent Garden. Gradi percepiti 1. Pranzetto di oggi con la tipica pie inglese, io ho preso quella al pollo, per il Sergio quella alla carne, con la birrozza, una salsina e le patate. Siamo a Carnaby Street. Si gira? Eccola qua. Puoi anche girare mentre parli. Top, top, top. Siamo da Fortman e Mason. Quasi pronti per il tè, non vedo l'ora. Ciao. È arrivato il tè. Yeah. Ecco, Sergio vi mostra come si versa il tè qui. Praticamente va tutto nello scolino. E poi si... Bene, ragazzi, siamo rientrati in camera. Io sono dir poco distrutta, mi sento tipo i brividi. Spero di non aver preso qualcosa dato il freddo di questi giorni. Faccio una carrellata veloce degli acquisti di oggi. Partiamo da Fortnum & Mason, dove siamo stati a bere il tè e ho preso questo Royal Blend. Poi sono stata da Charlotte Tilbury e ho preso tre mini taglie, compresa la sua crema, e tre mini. Per quanto riguarda i tè, siamo stati anche da Wittard, a Covent Garden, ci è piaciuto tantissimo. E qui ho preso invece l'infuso di camomilla e dei chicchi di caffè ricoperti di cioccolato. Ho fatto un salto da Boots dove ho preso il Batiste shampoo secco, una miniatura di Ted Baker il profumino, uno scrub di Sanctuary, vabbè, il First Defense che avevo già provato, non so se in Italia ci sia, appena sentite i primi sintomi del raffreddore voi lo spruzzate e diciamo che lui dovrebbe. Poi ho preso della Montagne Jeunesse, che anche in Italia esiste, 5 maschere a 4 pound, e ho preso queste 3, Argan Oil, miele e tea tree. E invece di Cat Kids ho preso questa fantastica cover per il cellulare, che adesso che ve l'ho fatta vedere la userò subito, con questa fantasia floreale. E l'acquisto più grande, diciamo, è stato il profumo di Jo Malone. Mi pare che lo vendano anche in Rinascente, questo brand. Siamo andati lì e abbiamo annusato. Spacchettamento in diretta perché tanto questo va in valigia, guardate che scatoletta meravigliosa che fanno con il fiocco, è quasi un peccato aprirlo, lo aprirò a casa.